Ciao gente, benvenuti in questo nuovo video by Mirkovic. Qua vi farò vedere un unboxing, nuova serie del pranzo, che oggi siamo con un menù panino kebab veramente devastante, con inclusa questa volta, che avevo fatto già un video, questa volta con salsa barbecue, voglio provarlo, accompagnato da una porzione di patatine senza nessuna salsa, perché questa volta ho deciso di mangiarla alla normale, alla versione normale senza niente. Come vedete, una bella porzione di patatine, abbiamo la nostra bibita del San Benedetto, il tè alla pesca della San Benedetto. Ci prepariamo già il bicchiere e ora iniziamo a mangiare. Vi auguro buon appetito o buona cena, dipende da quando vedete questo video, e ora iniziamo. Per sbaglio ho già assaggiato un po' la salsa barbecue, davvero fantastica, che c'è la carne spagnola, un po' di salsa barbecue che si è attaccato. Ecco, buon appetito, guardate che bel panino, bel paninazzo. Buonissima la salsa barbecue, veramente devastante così. Buonissimo. Più buono così. Uno dei migliori, questo kebab. Veramente, io lo prendo sempre dal Birek, che si trova in stazione nel mio paese, devo dire, spettacolare, veramente una cosa amazing. Come dice Thomas Angli. Buonissimo. Bello pieno, come vedete, guardate che bello pieno, gente, guardate che paninone. Inizio le patatine, mangio dopo, prima il panino. Magari in alcuni momenti mangio un po'. Veramente buonissimo con la salsa barbecue, devo dire, fantastico. Una nuova novità. Poi ho messo maionese e salsa yogurt stavolta. Scusate, è andato di traverso un po'. Micidiale. Allora, raccogliere la carne con la forchetta, perché è veramente abbondantissimo questo panino, veramente uno dei migliori, anche per questo motivo, te lo fa bello pieno, non magro magro, è grasso grasso, bello, bello pieno di verdure, tutte le verdure ho messo, quelle che c'erano a disposizione, e due salse, sono maionese, yogurt, ah no, due salse, nel senso maionese e yogurt, però dopo ho aggiunto anche la terza salsa per provare, che è quella salsa barbecue, cioè BBQ, come si dice in abbreviato. Devastante questo panino, buonissimo.
Iniziamo un po' a degustarsi la patatina con la salsa barbecue che era qui, rimasta pochissima ormai di salsa barbecue, non ce n'è molta, era all'inizio ma poi no, c'è ancora un po' in alcune zone, veramente buona. Prossima volta la metto anche nelle patatine, c'ho un'edizione salsa barbecue le patatine. Che questa salsa barbecue è la numero uno, buonissima, come salsa. Number one di kebab, questo qua. Il birek, veramente eccezionale. Ormai ci vado sempre lì, eh. Se devo prendere un panino kebab, o piadina e così via, kebab, o altro genere di panini, vado sempre lì, perché è uno dei migliori. Mai. A giudicato questo panino gli do un voto di 10 su 10, quindi al massimo il voto al massimo uno dei migliori per me, è votato da 10, voto 10. Ho veramente appetito oggi. Mi hanno sporcato i calzoni un po' e vado ancora ad raccolgo il pezzo. Mi metto nella canna stagnola. Ora si è puliti già. Buono. È un amore a questo panino, al bacio, così, con un gesto speciale. Questo qua, la carne che è rimasta nella carta stagnola, è eccezionale. C'è ancora un po' di salsa barbecue che è proprio micidiale come gusto con la carne. Devastante. Amazing. Fantastico vuol dire. Ecco, cosa vuol dire, secondo me. Non so se sbaglio, però mi sembra che vuol dire questo.
Andiamo anche con il rifornimento delle patatine dentro il panino, come vedete lo sto aprendo, e inserisco qualche patatina ed è ancora più buono. Ecco, vedete adesso le patatine, guardate, cioè, si vede. Buonissimo. Cade tutto, iniziamo bene. Da quando è pieno non ci sta niente bello grosso il panino, ma anche il rifornimento degli ingredienti veramente il top, pieno pieno e bello nutriente come panino kebab questo. Mi ricordo che se non sto facendo più le live così, diciamo, dal cellulare tramite YouTube, perché hanno messo delle nuove regole che non ho, bisogna arrivare forse, se non mi sbaglio, a 1000 iscritti per poi avere questa opzione sbloccata per fare le live tramite cellulare. Al computer non ho avuto più tempo, magari se riesco farò una live stream. Non so, domani o nel weekend, vediamo se sono libero, non è sicuro, quindi non si sa ancora se la farò oppure la farò più avanti, ecco. Se funziona però, perché se no devo fare le live tramite un'applicazione secondaria e non direttamente da YouTube, purtroppo, non avendo quel tot di iscritti per ora. Non è disponibile come opzione, ecco. Hanno messo questa nuova regola, secondo me è una nuova restrizione, ecco. All'inizio potevo farle anche dal cellulare, come le live del karaoke così, ma adesso, da poche settimane, è entrata questa nuova regola e quindi purtroppo, pazienza, farò i video normali, ecco. La prossima volta farò dei video normali, magari per le news, se
farò i video normali che le live direttamente. Almeno spiego le cose meglio, senza interruzioni tramite saluti e così via, ecco, ed è meglio così. Per ora è l'unica soluzione è fare così. Non c'è altra soluzione perché se le live non funzionano, perché non sono ancora idoneo, il mio canale dice che non è idoneo e così via, quindi bisognerà attendere più avanti. Oh. Pazienza, aspetteremo. Stavolta avevo proprio fame, l'altra volta. Nello scorso video del menù panino kebab, mi ricordo che ci avevo messo tantissimo, vedete? La durata da ora è 17 minuti, l'altra volta avevo quasi alla fine ed erano già sui 40 minuti, mi pare, all'incirca, tutto insieme, sia panino e le patatine. Questa volta ancora meglio, ma perché ho messo magari due salsi in meno, cioè ketchup e il piccante non l'ho messo questa volta. Oh. Magari c'entra. Prendiamo un pezzettino e siamo alla conclusione di questo panino fantastico. Siamo direttamente in un'unica porzione, una pallina, così almeno dopo si butta senza problemi. E abbiamo anche finito per ora il panino, kebab davvero strepitoso, eccezionale o fantastico, uno di tre. Tutti e tre se li merita come voti e come frasi, se li merita proprio, veramente. Ora sì che è finito, prima non era ancora finito, ce l'avevo ancora in bocca. Scusate, mi sono, diciamo, sbagliato. Volevo dire che l'avevo già finito, nel senso che ce l'avevo già tutto quasi alla grande, però ora l'ho finito. Nel senso che l'ho finito adesso tutto alla grande, prima era ancora qua dentro, capito? Nella mia bocca. Ora l'unica cosa che manca, non ci resta che finire le patatine, poi i saluti e così via. Buonissime, eh? Ve lo consiglio questo posto, se voi passate e trovate tipo il Birak nel mio paese che è Chiari, provincia di Brescia, fateci un salto che ve ne vale la pena. Hanno pizze, hanno panini, hanno alette di pollo, hamburger, panini con l'hamburger, panini hot dog e così via. Quello che volete lo trovate. Diciamo su queste specialità, ecco.
Anche la lattina nel tè San Benedetto è finita completamente. È finita anche la porzione di patatina, come vedete, è vuota. Finito al 100% sia il panino e sia le patatine fritte. E anche l'estate alla pesca. Che dire, gente, soddisfatto di aver mangiato oggi un bel menù panino kebab, davvero fantastico, che dire, mi ha ricaricato al 100%. Quindi cosa resta? Non ci resta che salutarci, quindi vi ricordo, se il video vi è piaciuto mettete tanti pollici in su, iscrivetevi al mio canale che da qui sotto trovate il tasto iscriviti, cliccatelo e in parte attivate la campanella per non perdervi le notifiche dei prossimi video che farò. Vi ricordo che nella descrizione del video trovate tutti i miei social, andate a seguirmi da Facebook e da Instagram e se avete richieste di video, anche video tipo di merende o pranzi, così via, se riesco ve le faccio di questo genere, se no chiedetemi anche, se no pazienza. Comunque se volete fare delle richieste anche sui video tutorial, fatemele tranquillamente, che dei video tutorial sicuramente riuscirò sempre a portarvi i video tutorial che più volete se ci sono le versioni gratis, se no purtroppo bisogna attendere che usciranno. Ecco. Comunque io vi saluto e ci sentiamo in un prossimo video. Da Vasto Mirkovic, Le Magnifique, Bye Italia, qua è tutto, ciao ciao e bye bye.